Poi, e poi Agostino e poi... Poi Agostino. Prendi il microfono. Eccoci. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata in cui presenteremo il libro Il cristianesimo al tempo di Papa Francesco, che è un libro in cui è stato curato da Andrea Riccardi, ma di cui si parlerà molto, soprattutto nei vari aspetti che questo libro tocca. Certamente all'interno del libro si dice, nella prefazione, che si tratta di un libro poliedrico, appunto, un libro che ha bisogno di diverse vedute e diversi modi di leggerlo e di interpretarlo. Allora questo ci aiuterà, i nostri ospiti seduti qui al tavolo ci aiuteranno a comprendere meglio, a leggere il tempo appunto in cui questo papato si sta svolgendo e soprattutto a cercare di leggere i segni dei tempi e ciò che il Papa Francesco sta dicendo al mondo anche in una prospettiva futura. Allora, senza troppo dilungarmi in introduzioni, io darei la parola ai nostri ospiti e inizierei da Maurilio Guasco. Maurilio Guasco è molto conosciuto qui ad Alessandria, ma sapendo fuori Alessandria lui dice che non è molto conosciuto. Beh, allora dico solo due parole. Sacerdote, laureato in teologia, grande studioso di storia della Chiesa, e ricordo in particolare alcuni volumi come Storia del clero in Italia dall'Ottocento a oggi, Politica e religione nel Novecento italiano, Formazione del clero e molti altri testi. E dal 1973 ha insegnato all'Università di Torino e successivamente dal 92 ad Alessandria, e ha molte collaborazioni, molti interventi su riviste specialistiche, e quindi per chi non lo conosce sarà ben lieto di ascoltarlo. Allora do a lui la parola. Allora, siccome comprerete poi il libro, no, non è neanche tanto caro, ma non c'è il prezzo, no, non c'è, c'è 22 euro. Genovesi. No, 22 euro, 22 euro. Ah, 22 euro. 22 euro. Vedi che c'è. Siccome comprerete il libro... Mettiti vicino al microfono, che dico di più. Ma per chi non lo compra, vi leggo, perché... è una raccolta di saggi, non è un libro unitario. E il titolo è Il cristianesimo al tempo di Papa Francesco. C'è una introduzione di Andrea Riccardi, La Chiesa tra centri e periferie. E poi vi leggo i titoli di tutti gli altri saggi, lunghissimi, ce ne sono tantissimi. Il caso nordamericano di Massimo Franco. Massimo Franco, come chi legge il Corriere della Sera, sa chi è. L'America Latina e il laboratorio argentino. L'America Latina è grande, ma hanno deciso di Gianni La Bella, che è uno specialista dell'America Latina. I cristiani in Africa, di Stefano Picciaredda. Credo sia un napoletano, ma non lo so. Il laboratorio cinese, di Elisa Giunipero, che insegna alla Cattolica di Milano. Chiesa, diritto e periferie, di Paolo Guerri. Mi pare sia qui anche. No? No. No, non c'è, vabbè, non importa. Credo sia Emiliano. Poi la seconda parte, nella globalizzazione. Papa Francesco e le sfide dell'ecumenismo. E il cardinale Casper. Voi sapete benissimo che quando era ancora Ratzinger, era ancora prefetto della congregazione, una volta Casper disse una cosa molto diversa da
da Ratzinger. Ratzinger gli dice di smentire. Lui dice: smentisci tu? Vabbè, comunque. Poi Lepanto versus Assisi, cristianesimo e Islam, di Marco Impagliazzo, che è della comunità di Sant'Egidio. Un cristianesimo dell'emozione, il pentecostalismo, sì, di Jean-Pierre Bastien. La Santa Sede è ancora un soggetto internazionale, è Morozzo, che poi dopo ci intratterrà. Poi la parte terza, tra storia, cultura e teologia. La predicazione di Papa Francesco, di Dario Edoardo Viganò. Sapete, qualche settimana fa è stato al centro e siccome ha fatto una gaffe, il Papa lo ha promosso. Perché basta fare delle gaffe e si va sempre più avanti. Il territorio e la Chiesa di Benjamin Bravo, i laici nella Chiesa di Francesca di Massimo Fagioli, Fagioli insegna negli Stati Uniti, la France Pays des Missions, Vangeli e Periferia di Marta Margotti, che è già stata anche qui in Alessandria, le sfide dell'etica, diritti umani e coscienza credente. Questo qua leggetelo attentamente perché è uno dei docenti, era, ma lo è ancora, è dei docenti della Scuola di Milano. Voi sapete che i docenti della Scuola di Milano pensano che siano solo loro gli intelligenti e nessun altro. Poi la parte quarta, sfide e prospettive, la Chiesa e i poveri, di Armand Puig-Itarek, declino dei partiti cristiani, di Francesco Bonini, è il momento, questo leggetelo perché è il momento giusto per leggerlo, le donne nella Chiesa di Papa Francesco, vi dirò qualche cosa di questo, di questa amica nel senso normale, ecco, di Marinella Peroni, e poi la postfazione di Agostino Giovagnoli, che è professore ordinario di storia. Ah, tra l'altro, quando andò in pensione il professore di storia contemporanea, un mio amico mi disse: verresti volentieri alla Cattolica? Io dissi no, dice, meno male, perché non ti avrebbero preso. Vabbè, comunque. E poi c'è gli autori, l'indice di nome. Questo è l'elenco di tutti questi saggi, in genere sono da 20 a 30 pagine ciascuno, e il libro è questo. Quindi compratelo e avrete merito per il paradiso. Poi, adesso incominciamo la presentazione. E il titolo di Andrea Riccardi è Tra centri e periferie. In effetti ci sono poche periferie e molti centri. Ma nello stesso tempo abbiamo uno sguardo relativamente nuovo su molte realtà, sia su quelle dove il cristianesimo è molto penetrato, sia su quelle dove non si può che constatare la difficoltà, la Cina e l'Islam, per fare due esempi. Voi sapete che l'Islam, addirittura se uno si converte al cristianesimo, è passibile di pena di morte, e attualmente stanno cercando di entrare in Cina, nonostante molti in Vaticano, ma in Vaticano, sono stato stamattina, ero a Roma, in Vaticano non c'è molta condiscendenza con questo Papa, e questa è la sua fortuna. È interessante notare quanto già sapevamo, cioè il cristianesimo penetra facilmente dove vi è poca resistenza. Il cristianesimo in Africa in questo secolo è aumentato enormemente, ha difficoltà a penetrare dove vi sono culture o religioni di antica data. E infatti in Giappone, in Cina, sono sì e no l'1% dei cristiani, sì e no. Ma ha difficoltà anche a cambiare antiche tradizioni. Si vede ad esempio quanto dice Marinella Peroni nella chiesa di Papa Francesco. Poche donne al concilio di fronte a quasi 2500 vescovi, interessante. Io non so adesso quanti siate di donne qui, ma non ci sono 2500 vescovi. Questo è garantito. Quante siano le donne non lo so. Ma è interessante notare che molti di questi vescovi che avevano studiato a Roma, si parlava latino, al concilio Vaticano II si parlava latino, e molti di questi, la stragrande maggioranza di questi vescovi, erano ancora legati alla tradizione paolina, le donne mulire sine ecclesia taceant, stiano zitte, meno male che stanno zitte.
perché dovessero parlare chissà cosa direbbero. Quando in concilio entrarono le donne, qualche vescovo disse: ah, al concilio si votava, c'era placet, mi piace, e non placet, e oppure placet juxtamodum. E allora, quando entrarono le donne, erano 13 all'inizio, poi divennero un po' di più, ma non molte. 25. Mi ha suggerito, meno male che c'è lui, perché adesso poi parlerà, dirà delle cose. Allora, qualche vescovo disse placet juxtamodum, qualche altro disse placet juxtamodam. Era un piccolo dettaglio, ma... e in effetti erano tutte ben vestite. Io le ho viste tutte, ma poi di una certa età, perché si racconta dei vescovi tedeschi che stavano andando al concilio sul pullman, e a un certo punto uno disse, vide una bella giovane e disse: bella, ma proprio bella. E l'altro dice: ma devi dire queste robe qua. E lui gli rispose: tu parla per te. Da ricordare che è un vecchio libro. È interessante, che è necessario ricordare che il Papa meno giuridico fra gli ultimi papi abbia realizzato il maggior numero di oggi, ad oggi realizzato, sui codici di diritto canonico. Il maggior numero di interventi sul codice di diritto canonico è stato realizzato da questo Papa, che è molto popolare fra la gente, ma non molto in Vaticano. Da ricordare che un vecchio libro dell'École Française ricorda che i nunzi sono quasi tutti laureati in diritto canonico. Quasi tutti laureati in diritto canonico. E chi non lo è tenuto a laurearsi. E nello stesso tempo ricorda, sempre quel libro dell'École Française, che Paolo VI aveva detto che il nunzio è colui che rende presente la Chiesa in determinati paesi. Ma quale Chiesa? Io ho incontrato un po' di nunzi girando per il mondo, ma erano quasi tutti. Vabbè, lasciamo perdere. Quella del diritto canonico o quella di riflessione ecclesiologica, cioè il problema: quale Chiesa rappresentano? I nunzi in giro per il mondo, quale Chiesa rappresentano? La Chiesa di Gesù Cristo o la Chiesa del diritto canonico? Questo a voi la risposta. Ma mi sto avviando a concludere, perché Agostino dirà un sacco di cose. Il libro è discretamente buono. Ci sono dei saggi che potevano anche non scriverli, non cambiava niente. Un buon libro dove alcuni saggi meno corposi sono presentati con altri saggi più dignitosi. I saggi un po' meno corposi, se comprate il libro non leggeteli, non ve li dico, sennò non c'è gusto. Dopo che l'avrete letto saprete quali sono quelli meno corposi e quali più corposi. Hanno un pregio: quasi tutti sono scritti bene. Sono scritti abbastanza bene, non esageriamo, insomma. Quindi è tutto sommato un buon libro. Il nome di Andrea Riccardi spiega perché. È di La Terza, è stato pubblicato dalla Terza. Ma da quando Andrea Riccardi ha cominciato a pubblicare con La Terza, siccome vendono bene anche i libri meno buoni, e allora ha continuato a pubblicare con La Terza. Non è difficile che troviate un libro stampato della Paoline di Andrea Riccardi, o curato da Andrea Riccardi. Riccardi fa un salto. Io mi chiedo, Andrea Riccardi scrive un libro al giorno, e mi chiedo come fa. Sei sempre in giro. Poi ce lo spieghi tu. E lui fa parte della comunità di Sant'Egidio, e quindi è venuto apposta. Non era mai stato in Alessandria, è venuto per vedere Alessandria. Comunque, dicevo, i saggi sono scritti abbastanza bene, e qualcuno meno indispensabile, ma comunque sono scritti bene. Basta, ho finito. Adesso lascio. È già finito. Sì. La concisione. Eccoci. Grazie Don Maurilio. Allora diamo adesso la parola ad Agostino Pietrasanta, anche lui persona conosciuta ad Alessandria, ma per chi appunto non è di Alessandria, dico semplicemente che è stato professore
storico da tanto tempo, preside negli istituti dell'ordine classico, uno studioso appassionato di storia, in particolare di storia sociale, di storia della sua città, la storia del Novecento, ed è autore di molti interventi su Appunti Alessandrini e su altre testate online, quindi a lui la parola. Grazie. Ma io non so, Maurizio ha sottolineato... non parla coi piedi, perché c'è un piede rotto. Un piede rotto. Il declino dei partiti cristiani. Io parlerei di morte dei partiti, non se ne parla più. Non sono solo quelle cristiane. Riemergono. Ma sulla struttura del libro lui ha fatto un discorso completo. I saggi sono parecchi, sono 19, 18 più una conclusione che è tra le cose corpose di Agostino Giovagnoli, una postfazione, e una sintesi unitaria è quasi impossibile davanti a 19 saggi. C'è una parecchi saggi, lo ha già detto lui, una rilevanza concettuale contenutistica non da poco, in altre un po' meno, comunque anche la prospettiva storica di medio periodo in cui vengono collocati, insomma, rende un po' impossibile una presentazione unitaria. E questo è un altro motivo, mi associo all'invito di Maurizio, non per fare propaganda, per cui il libro lo dovete comprare, lo dovete leggere, perché altrimenti solo da una presentazione quale quella che noi possiamo fare, e insomma diventa un po' difficile capire la complessità. Allora io proprio per questo scelgo, mi prenderò qualche minuto in più di Maurizio. Quattro piste di lettura, ce ne potrebbero essere altre, ma mi limito a queste. Ve le cito e poi le tratto schematicamente. Uno dei temi che ricorre un po' trasversalmente in tutti i saggi è quello della misericordia. Insomma, voi sentite Papa Francesco che ne parla molto spesso. La misericordia che come scelta fondamentale del cristianesimo, della Chiesa del nostro tempo. Il secondo tema è il superamento in corso d'opera, è una questione non conclusa, della Chiesa territorio, diocesi e parrocchie, benché non si possa fare lo stesso discorso, i due termini non sono identificabili, ovviamente non solo per estensione territoriale, ma tutti sapete anche per problemi di ecclesiologia. E l'esercizio di una pastorale della vicinanza, invece, quindi fuori dei limiti territoriali, una pastorale radicata nella storia e nella vita degli uomini. Il terzo tema che vorrei trattare, insomma, perché lo troviamo in parecchi saggi, è quella della soluzione di continuità, cioè siamo alla fine dello schema tridentino, e la fine di una scelta identitaria di minoranza coesa sui presupposti dei cosiddetti principi non negoziabili, che è stata una questione che ha tenuto banco per molto tempo. Il quarto e ultimo argomento, i luoghi dello scarto dei poveri, quindi dalla Chiesa dei poveri ci sono alcuni saggi molto importanti, due o tre almeno, dalla Chiesa dei poveri a Chiesa povera per i poveri. Elencati i temi, vengo alla trattazione. Allora, il tema della misericordia viene ribadito, l'ho già detto in parecchi saggi, però io di questo tema richiamo due aspetti che mi paiono di poter essere, che mi paiono prevalenti, ecco, nel libro. Il primo aspetto che, per cui la questione della misericordia, ecco, forse il saggio di Walter Kasper, che anche Maurizio ha citato, ci può aiutare assieme ad altri. Però questo saggio qui potrebbe far sintesi di questi due aspetti. E quindi nel testo di Kasper si ribadisce, questo è il primo aspetto, che rapportata alla coscienza la dottrina assume un ruolo strumentale. La dottrina non è rimossa, ma è strumentale. E Francesco ha più volte affermato, io l'ho sentito anche il giorno delle Palme del 2014, che facendo l'omelia in San Pietro ha affermato che non si può chiudere, questa è la sua affermazione, non si può chiudere il sepolcro di Cristo per difendere la dottrina. E
sottolineando questa questione, ha più volte detto che la voce di Dio è la voce della misericordia. E oggi si sta vivendo il tempo della misericordia. Ma attenzione, si tratta non di un tempo cronologico, perché dal punto di vista cronologico aveva già detto cose importanti Giovanni XXIII. Ad esempio, tutti voi ricorderete il discorso di apertura del Concilio Vaticano II, in cui ha detto la Chiesa spesso ha condannato, oggi preferisce anche davanti ad alcune deviazioni usare la medicina della misericordia. Qui il tempo non è un tempo cronologico, lo sottolinea Casper in un altro saggio che ha scritto per il Regno nello scorso marzo di quest'anno. Ma è il tempo pieno e completo in senso biblico, così come viene definito dal Coele, secondo cui tutto al suo momento. Quindi un tempo per nascere, voi conoscete benissimo il testo, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare lutto, un tempo per danzare e via di seguito. Un tempo per ogni cosa sotto il cielo. E il nome di Dio diventa misericordia, acquisita, dice Casper, nel suo proprio significato di cuore, cor, per i poveri, miseri. Di conseguenza la misericordia diventa la ragione costitutiva della missione e dunque il nodo risolutivo dell'ecumenismo. Qui veniamo al secondo aspetto di questo tema. In Papa Francesco non prevale il cammino della elaborazione dottrinale, certamente non rimossa, ma il processo di riconciliazione. E qui siamo al secondo aspetto, e qui lo trovate nel saggio di Casper, cioè un ecumenismo di perdono e di misericordia. Un ecumenismo che sta al centro della missione petrina. Di fronte alle pagine della separazione e alle piaghe della separazione tra i cristiani, ci vuole il buon samaritano che privilegia la misericordia alla legge, come il samaritano che si ferma davanti all'uomo malconcio, dove non si sono fermati il sacerdote e il levita. E conclude Casper: non ci vuole il lavaggio della testa, ma il lavaggio dei piedi. Primo aspetto che volevo richiamare. Veniamo ad una seconda opzione di lettura, e cioè il superamento del criterio della territorialità definita e circoscritta. Anche qui vengono richiamati nei vari saggi, almeno in 4-5 saggi, caratteri specifici del pontificato di Francesco. Si parla di una Chiesa che esce fuori dei propri confini territoriali, incontra i poveri, per praticare la più grande di tutte le virtù, la misericordia. E qui viene citato l'Evangelii Gaudium. La descrizione storica del territorio, molto, molto lucida secondo me, molto sintetica, e il suo superamento, la troviamo nel saggio di Beniamino Bravo, che voi trovate nel secondo capitolo, nella seconda sezione di cui ha parlato Maurilio, o meglio, nel secondo capitolo della terza sezione. E un quadro sintetico sottolinea l'insufficienza, anche se non l'inutilità, di una pastorale legata a limiti territoriali. I limiti e i confini non raggiungono e non rispondono alle domande delle persone concrete là dove è possibile incontrarle. Quindi va raggiunto il mondo dei disabili, che sono poi i poveri, dei disabili, dei diseredati, dei disoccupati, dei migranti e dei ghetti giovanili. Quindi il criterio di fondo per un adeguato discernimento è offerto dal Vangelo. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari, qui cito, dall'Evangelii Gaudium, i destinatari privilegiati e l'evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del regno che Gesù è venuto a portare. Quindi la parrocchia non si chiude nei propri confini, ma entra nel cuore di una città che non ha limiti. Qui forse sarebbe opportuno sottolineare quello che nel saggio troviamo spesso circa la gratuità. Ecco, Dio non pone condizioni.
Io ricorderei qui, e poi vado avanti, insomma, una predica per dire che ci sono dei riferimenti che tengono conto di alcune forme di profezia che nella storia di questo secolo ci sono, nella storia della Chiesa di questo secolo ci sono stati. Una predica di Don Primo Mazzolari il Sabato Santo del 1958. Il Giovedì Santo aveva fatto la predica a nostro fratello Giuda e il Sabato Santo aveva fatto una predica intitolata Il dono pasquale, un dono che Dio concede senza condizioni, senza porre condizioni. E per chiarire meglio davanti alla gente della sua parrocchia, aveva richiamato un racconto di Giovanni Papini. Giovanni Papini diceva che con un suo amico stava percorrendo la strada che da Settignano portava a Firenze e, avendo incontrato un povero, malandato, gramo, il suo amico, senza fede anche lui, perché Papini in quel momento non si era ancora convertito, offre a questo povero un consistente aiuto monetario, una moneta d'argento, e però gli pone una condizione: almeno 3 bestemmie devi farmi sentire. E quello, davanti a quella condizione, quello che aveva bisogno, il cui bisogno era evidente, lascia andare quella moneta e preferisce la fame. Allora, questo richiamo di un Dio che, la cui misericordia, il cui dono è senza condizioni, è molto forte in alcuni saggi di questo libro. Ed è per quello che, voglio dire, alcuni elementi sono venuti fuori, per cui alcuni aveva ragione Paolo VI, dice i profeti vanno avanti molto in fretta, noi siamo incapaci di seguirli, soffrono loro e soffriamo anche noi. Allora vengo alla terza, direi 4, la terza opzione di lettura. Allora io vorrei sottolineare una cosa, credo che dal ragionamento di Maurilio sia venuto fuori molto bene. Molte volte si è tentati in modo curiale, tra virgolette, di sostenere sempre e comunque che tra un pontificato e un altro c'è totale continuità. Ci sono delle continuità e invece ci sono delle discontinuità. Basta avere, direi, un occhio attento ad alcune situazioni e ad alcuni ragionamenti. Peraltro nel libro, io non è per richiamare il saggio di Morozzo della Rocca, che a me è piaciuto molto, ma tra tutte le sue pagine, che mi sono piaciute tutte, ho soprattutto notato il suo riferimento a Paolo VI e alcune condizioni di premessa che c'erano in quel pontificato. Poi ha una bellissima espressione quando dice che il suicidio dell'Europa civile era già stato anticipato da Benedetto XV. Guardate, parlo di Benedetto XV, non di Benedetto XVI. Benedetto XV, il quale è stato Papa dal 1914 al 1922, lo sapete tutti, e quindi in qualche modo ha anticipato la guerra civile europea, il suicidio dell'Europa civile. Allora, proprio dopo questa premessa sulla questione della continuità e discontinuità, su cui mi pare che anche il saggio sulle donne faccia cenno a questa questione qui, e Ratzinger, poco prima del conclave del 2005 a Subiaco, aveva proposto l'idea delle minoranze creative e la Chiesa doveva confrontarsi con tale minoranza che, cito, ha un'eredità di valori, di cui un cattolicesimo che si accompagna alla proclamazione dei principi non negoziabili. Siamo alla Magna Carta di una resistenza agli esiti della secolarizzazione. Ora io non vorrei infierire, certo non con Benedetto XVI, lo sentirete subito, ma mi pare di intravedere una declinazione un po' meno raffinata di quella espressa da un Papa di cospicua cultura teologica come Benedetto, una declinazione con cui Camillo Ruini ha prospettato un disegno di identità coesa nella Chiesa italiana. Allora, sui valori non negoziabili ci sarebbe da proporre un discorso molto articolato.
nessuno li vuol mettere in discussione. E in Papa Francesco non c'è certamente un'opzione di arbitrario individualismo, ma c'è l'invito ad un'attenzione alla persona e alla sua libertà di coscienza. Sottolineerei però due limiti circa la modalità con cui sono stati presentati. A. La loro esiguità, limitata alla categoria della morale sulla vita, che Francesco non nega, ma ricomprende nella priorità dei poveri, e cioè gli scartati, gli esclusi, che considera dal punto di vista teologico. B. Tutti i principi come tali sono non negoziabili. Ma se si tratta della loro realizzazione in politica, allora il problema cambia. Allora non si può tendere se non al massimo di bene possibile. E qui il saggio di Giovagnoli, nella conclusione, mi aiuta, perché per la Chiesa l'opzione per i poveri è sì una categoria culturale e sociologica, ma prima ancora un principio non negoziabile. Nei principi non negoziabili l'opzione per i poveri non c'era. Tra poco, prima di concludere, ci ritornerò un momento. Allora, il processo che vari saggi mettono in luce segna una soluzione di continuità, segna una frattura nella continuità. Non siamo solo alla fine di un regime di cristianità che ha avuto un suo senso, un suo significato nella storia moderna. Peraltro la fine del regime di cristianità aveva ricevuto delle indicazioni molto precise già nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II, quando Papa Giovanni aveva detto: il potere civile qualche volta ha aiutato la Chiesa, ma la Chiesa l'ha pagata piuttosto caramente, perché il potere civile lo faceva per il proprio interesse. Ma noi non siamo qui solo alla fine di una Chiesa forza sociale di conquista con rilevanza pubblica. Siamo ad una scelta pastorale di uscita verso le periferie del mondo. E qui ci aiuta Riccardi, il quale dice: Francesco lancia sulla Chiesa una rivoluzione culturale, si potrebbe aggiungere fino ad ora non istituzionale, di cui è indiscutibilmente il profeta, che attende una risposta dalle periferie, dalla base e dai vari attori ecclesiali. Questo, a mio avviso, è il fatto decisivo, aggiunge Andrea Riccardi. E veniamo così ad una quarta ed ultima indicazione di lettura: i luoghi delle periferie ed il loro significato. L'opzione preferenziale e non negoziabile per i poveri. Nel saggio di Puig, che Maurizio ha citato espressamente, si ribadisce che il rapporto con i poveri è prassi indicata dal Vangelo, ma nello stesso tempo fa parte, almeno per Francesco, della dottrina. Il povero non è l'assistito, è il prossimo della parabola del Samaritano. Emblematicamente, lui lo ha detto bene, le resistenze a questa opzione sono all'interno della comunità ecclesiale, o meno, le resistenze più cospicue. Allo stesso modo con cui nella parabola il sacerdote ed il levita non si fermano di fronte all'uomo messo in difficoltà. Si ferma il samaritano, che era l'escluso, che era il condannato. Allora, questo significa che i poveri sono loro maestri di misericordia, per il loro modo di essere, per il loro modo di vivere e per la loro possibile spiritualità. Allora, qui non si tratta di ideologizzare la sola situazione socio-economica. Ci sono dei saggi molto belli sotto questo punto di vista. Voi che comprerete e leggerete il libro li vedete. Il saggio di Puig, però, forse è il più, è quello che mi ha colpito di più sotto questo punto di vista. E richiama con una puntualizzazione di chiarimento il percorso di una chiesa dei poveri verso una chiesa povera per i poveri. E lo fa
attraverso un viaggio che nel libro si richiama al laboratorio argentino. Dalle indicazioni della teologia della liberazione e da una soluzione socioterrena dello sfruttamento sulla persona debole, si passa ad una soluzione di salvezza che non esclude la prima, ma la include e la fonda su un piano dottrinale. Dalla teologia della liberazione si passa alla sua attuazione con riferimento alla natura di principio non negoziabile. Oscar Romero, tutti l'avrete sentito almeno nominarlo, avrete letto anche alcune sue biografie, in una sua omelia del 18 dicembre 77, Romero in quel momento era ancora in un momento di passaggio, aveva parlato di una teologia della liberazione che si appoggia in cose terrene e desidera una soluzione immediata, e una teologia della liberazione che scaturisce dal messaggio di Cristo e dunque senza rivoluzione violenta. Questo comporta quanto il quinto incontro del CELAM, cioè della Conferenza Episcopale Latinoamericana, nel suo documento finale, dove ci sono cinque conferenze, una è ancora del 55, quindi, ma dopo Medellín, Puebla e Santo Domingo c'è quella di Aparecida, che è la quinta. Il documento finale, il presidente della commissione che ha fatto il documento finale era il Cardinal Bergoglio, che tutti sapete è Papa Francesco. Si dice, il popolo povero delle periferie necessita di sentire la vicinanza della Chiesa anche con attenzione alle sue necessità più urgenti, alle difese dei suoi diritti, alla promozione di una società fondata sulla giustizia e sulla pace. Aparecida invita, dice il saggio di Puy, ad offrire il riscatto della fede senza dimenticare il riscatto dei diritti e il pane materiale. E qui la fattispecie dei poveri si allarga come conseguenza, si tratta degli emarginati, tossicodipendenti, carcerati, i soggetti della disintegrazione familiare, i bambini, gli anziani, i protagonisti dello scarto. E una fattispecie essenziale, per concludere, rimane quella degli immigrati e dei poveri, che vengono anche a coincidere con gli uomini di un incontro di civiltà, conseguenza della globalizzazione. E qui per Francesco il ruolo delle religioni si carica di specifiche responsabilità. A Baku, il 2 ottobre del 2016, e qui abbiamo il saggio di Marco Impagliazzo, il Papa apre alle speranze di una pace fondata sull'incontro, di superamento delle barriere, e infine con il discorso al corpo diplomatico del 3 gennaio 2017 definisce follia omicida abusare il nome di Dio per disseminare morte in prospettiva di una volontà di dominio di potere. E si chiude il cerchio di principi non negoziabili che potremmo anche riprendere dal capitolo 25 di Matteo, l'accoglienza dello straniero. Concludo con un accenno fuori del mazzo dei quattro argomenti su cui mi sono soffermato. E per concludere rapidamente riprendo una suggestione offerta da Dario Edoardo Viganò, primo intervento della parte terza, sulla predicazione di Francesco. Egli ricorda, lo ricorderemo parecchi di noi, la sera del 13 marzo 2013, quando il Papa si presenta al popolo, il Papa è appena stato eletto, col nome di Francesco. È un gesto senza precedenti. Dice, vi chiedo un favore, prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché benedica il Vescovo. Facciamo dunque silenzio. E forse questo è un segnale incisivo di una fiducia nella Chiesa conciliare, il popolo di Dio che viene fatto protagonista di benedizione. Bene, grazie Agostino Pietrasanta anche per la ricchezza dell'intervento che ci ha fatto entrare
un po' di più in queste pagine così dense e ricche del libro. Allora adesso diamo la parola a Roberto Morozzo Della Rocca, che è professore ordinario di storia contemporanea all'Università Roma III, autore di molti volumi. Tra cui anche la biografia di Omero. E che appunto volevo citare, appunto in particolare il Primero Dios, la vita di Oscar Romero, che appunto costituisce la biografia del vescovo salvadoregno ucciso nel 1980. Allora do subito a lui la parola. Grazie. Dopo essermi innaffiato con l'acqua minerale. Bene, questo libro direi che ha due registri. Grazie. Ha due registri, uno è Papa Francesco e l'altro è il cristianesimo, che forse un pochino pomposamente nel titolo viene definito al tempo di Papa Francesco. Però l'intento era di confrontare questa figura da cinque anni, Papa, nuovo Papa, ancora ha molti aspetti di novità, anche se mi sembra che i media ora non lo trattino più tanto come una novità, come è normale, come accade, ci sono delle logiche nella comunicazione che portano a questo. E confrontare questa figura col mondo attorno. Per questo troverete saggi che non sono organici fra di loro, e questo è chiaro, è già stato detto prima, per esempio il saggio di Bastian, un professore riformato della Facoltà di Teologia Protestante di Strasburgo, spiega che cosa sono questi 300-400 milioni di evangelicali, fondamentalisti neoprotestanti, pentecostalisti. Non è chiaro neanche il nome di cosa sono tutte queste chiese che sorgono come funghi in Africa, in America Latina, anche altrove, un poco in Europa. E sostiene Bastian, per esempio, che non devono chiamarsi protestanti perché in fondo non credono alla giustificazione per fede, ma credono alle opere, il successo materiale, le guarigioni. Ecco, questo per dire. Però Bastian è voluto venire quando abbiamo fatto il colloquio da cui è nato il libro, perché Francesco gli interessava molto come riformato svizzero che insegna a Strasburgo. E perché gli interessava molto? Perché gli sembrava una figura nuova e importante per la cristianità in generale nel mondo. Questo per fare un esempio di come i saggi siano anche, se volete, difformi tra loro. Il modello è un po' il poliedro, questa parola lanciata dallo stesso Papa, che effettivamente si presta bene, secondo me, sia nel piccolissimo a definire questo libro, che ha facce diverse, sia nel definire la sua stessa persona, perché, ancora dico una cosa sul libro, poi dico di Francesco come poliedro, vorrei dire questo, che non troverete qui una linea apologetica a favore di Francesco e neanche una chiara linea a contare, ci sono saggi differenti, è chiaro che se voi prendete, il saggio di Paolo Guerri è molto critico verso Francesco come un distruttore del diritto canonico, però è critico anche verso Benedetto XVI, bisogna dire. Lui evidentemente è un nostalgico di papi precedenti, anche essendo piuttosto giovane, che forse rispettavano di più il diritto canonico a suo giudizio. Ma Massimo Franco, che scrive appunto sul Corriere della Sera, non è affatto un estimatore di Papa Francesco, è una persona che in genere è critico e dà spesso prospettive catastrofiche sul pontificato di Papa Francesco. Però bisogna avere voci diverse per riflettere, per confrontare, per orientarsi. Se non si hanno voci diverse non è possibile. Ecco, anche Marinella Perroni non è contenta di quello che Papa Francesco dice, soprattutto di quello che fa sulle donne. Il problema è cosa può fare Papa Francesco, però, direi io, perché Papa Francesco per tante cose ha un po' le mani legate, non è che lui da solo può muovere 1.200.000.000 di cattolici, ecco. Anche se ovviamente dà una linea che noi diciamo è una linea pastorale. Ma allora torno a quello che dicevo poc'anzi, il poliedro Francesco. Perché Francesco è un poliedro? Beh, io l'ho incontrato 2 o 3 volte. Una volta era a Roma,
due romani che lo conoscevano, che andavano spesso a Buenos Aires, mi hanno detto: vieni, c'è un vescovo molto bravo che sta a Roma in questi giorni. Sono andato alla Casa del Clero, dove lui andava quando veniva a Roma, e così l'ho conosciuto alcuni anni prima che diventasse Papa. Ma mi fece l'impressione di un nonno. Va bene che i miei amici andarono con dei figli adolescenti, ci portò a Piazza Navona a prendere un gelato, non disse una parola impegnata di politica, di chiesa, era molto affabile, molto paterno, un nonno direi. Avevo questa impressione, quando è stato eletto ero abbastanza stupito e era, non credevo, aveva già preparato la sua stanza al pensionato del clero di Buenos Aires per ritirarsi, stava finendo il suo mandato come arcivescovo a Buenos Aires e credo che non brigasse per diventare papa, non credo che non lo brigasse affatto. Però è anche una persona difficile, ci sono tante testimonianze in questo senso. È una persona che usa molto la misericordia, è una persona che anche a tratti si arrabbia, se la prende, poi anche il contrario, chiede perdono, è capace un po' di tutto, è un po' imprevedibile per certi aspetti. A Roma, in Curia, sono stati molto spiazzati da lui. Dicevo prima che era andato a trovarlo alla Casa del Clero quando era cardinale, perché lui non amava andare a vivere in Vaticano, lui non ha mai amato il Vaticano, non ha mai amato la Curia. Lui veniva a Roma il meno possibile, non gli piaceva l'atmosfera della Curia. Era una sua caratteristica e non gli piaceva neanche l'atmosfera della Curia dei gesuiti, lui pur essendo gesuita, perché aveva avuto anche vari problemi interni al mondo dei gesuiti. Avendo scelto di non appartenere a quella corrente maggioritaria filoteologia della liberazione che c'era negli anni 70 e 80 in America Latina. Si era fatta, diciamo, la sua teologia, che poi era la cosiddetta teologia del popolo a Buenos Aires. E quindi Francesco è un po' un poliedro, è un po' difficile capirlo. Io l'ho visto poi in altre occasioni, più ufficiali, in gruppo, a Santa Marta, dove lui è andato appunto ad alloggiare, e ha avuto impressioni contraddittorie dell'uomo. Questo non significa assolutamente nulla, se vogliamo, dal punto di vista generale. Io sono impressioni soggettive, però credo che bisogna guardare a Francesco cercando di capire i suoi discorsi e quello che lui vuole portare, dare alla Chiesa di oggi. C'è una grandezza di Francesco, a mio parere, che non è l'essere alla mano come qualcuno pensa, perché lui non è una persona alla mano, in realtà. È una persona che riflette molto, è profonda, ha una spiritualità, forse più una spiritualità che una teologia, anche se non si può dire che non abbia una teologia. La sua grandezza, io direi, è questa priorità pastorale che lui ha e che, devo dire, il predecessore, Papa Ratzinger, in tutta la sua umiltà, perché era un uomo molto umile, e questo è stato dimostrato, credo, dalle sue dimissioni improvvise, nella sua umiltà lui non aveva tanto chiaro. E Papa Ratzinger era un po', non dico ossessionato perché non si può dire, forse è una parola poco gentile, ma molto preoccupato per la secolarizzazione. Aveva delle preoccupazioni da intellettuale. E Bergoglio non è così. Bergoglio ha una priorità pastorale e pensa che la realtà è più importante della dottrina, e questo è chiaro, è anche quello su cui lo criticano molti. Insieme alla priorità pastorale ha una priorità missionaria, è fuoriuscito dalla trappola in cui molti hanno vissuto nel post-concilio tra conservatori e progressisti, perché lui, al di là di questi schemi, lo si è visto già da Parecida nell'America Latina, è un uomo che vive effettivamente un discorso di misericordia,
a livelli che non sono sempre facilmente comprensibili. Misericordia nel senso di comprensione pastorale. Un pochino mi ricorda quello che per gli ortodossi è l'economia, che vuol dire nel loro gergo la deroga alla legge, alla rigidità della legge. E ha questa, come diceva adesso Pietrasanta molto bene, questa opzione preferenziale per i poveri, che per lui è un contenuto sommo dell'essere Chiesa e che è diventato un valore non negoziabile per lui, almeno lo dice, poi non so quanto viene seguito in questo. Crede molto al lavoro per la pace ed è molto preoccupato per la pace. Lui parla con una certa spontaneità apparente, però in realtà lui è uno che medita abbastanza le cose da dire, mi pare di aver capito anche. E poi appunto anche è un uomo di speranza, perché non crede alla secolarizzazione. Ora, Papa Benedetto XVI era come un po', non dico depresso, anche qui non potrei dirlo, ma poi era sempre un uomo della scrittura, però era molto preoccupato per la secolarizzazione europea, tanto quasi che la sua prospettiva in certi momenti sembrava restringersi all'Europa, era la sua angustia. E Papa Francesco viene da un altro mondo. L'ha detto lui nel primo discorso, dalla fine del mondo. E Papa Francesco non ha questa preoccupazione della secolarizzazione. Lui pensa che Dio c'è, è dappertutto, pensa che gli uomini hanno bisogno di Dio, pensa che anche il più ateo non è veramente ateo. D'altra parte è un discorso biblico, nella Bibbia gli atei non esistono. Se uno non crede in Dio, crede sicuramente in qualcos'altro. Ha sicuramente altre divinità o altri idoli. Per la Bibbia l'ateismo non esiste e anche Bergoglio crede a questo. E quindi comunica una speranza a una Chiesa europea che invece tende un po' a rifugiarsi nell'idea di minoranza, pensando che ormai i popoli europei sono un po' in maggioranza non più cristiani. Ma il suo problema non è poi riconquistare legalisticamente al proprio gregge, ma il suo problema è di comunicare un discorso cristiano nei fatti, per esempio nella pace, nella sensibilità verso i poveri, nell'accoglienza ai rifugiati. Ecco, in questo senso per lui l'Europa può essere cristiana, può avere dei valori cristiani, poi non si mette a contare la frequenza alla messa, credo, ecco. Questo è il suo discorso, non fa sociologia religiosa, insomma, sulla pratica, le percentuali, la domenica, ecco. Certo, guardando il suo pontificato, uno può pensare, un po' emerge qua e là nel libro, che certe cose dell'inizio non si sono realizzate. Lui voleva fare la riforma della curia, ha nominato una commissione, ma lui non conosce tutti quelli, lui non può conoscere centinaia e migliaia di vescovi, lui ha fatto tante nomine che non corrispondono alla sua sensibilità, questo è abbastanza evidente. Il caso polacco, per esempio, in Polonia ci sono due cardinali, uno a Varsavia e uno a Cracovia, è uno l'opposto dell'altro, uno è completamente in questo afflato pastorale di Francesco, l'altro invece è per un cristianesimo di tradizione etnica, per un cristianesimo legato all'idea nazionalista polacca. Quindi sono tutte e due nomine sue. Ma lui, io credo che non abbia la pretesa di fare tutte le scelte giuste, di governare col bilancino, di governare facendo sempre, trovando la formula giusta sulle persone. Era una cosa che neanche un grandissimo conoscitore della curia e degli uomini come Paolo VI era riuscito a fare. Lui credo che abbia un po' rinunciato, forse a priori, è una mia interpretazione, a fare delle nomine cosiddette giuste, tra virgolette, insomma. Lui vuole, io credo, comunicare una sensibilità con i suoi discorsi, con il suo
con il suo esempio, con questi, alle volte con gesti diciamo che stupiscono, come quando torna da Lesbo con dei rifugiati nell'aereo, e cerca di comunicare, di dare dei segni, di essere anche un uomo simbolico, non per il suo amor proprio, ma simbolico per la Chiesa e per il futuro della Chiesa. Credo che poi, se uno vuole cercare contraddizioni nelle cose che lui fa, firma e decreta, le trova pure, ecco. Però credo che lui voglia comunicare e non pensi di fare sempre la cosa giusta. D'altra parte non può neanche farlo, non è possibile governare una macchina enorme come la Chiesa Cattolica da soli. Ecco. Vorrei dire che lui è piuttosto criticato per quella che viene considerata l'alternativa, pratica pastorale o dottrina. Lui non sarebbe teologo, avrebbe poca dottrina, tradirebbe la tradizione. Io non direi proprio questo. Lui non è un uomo ignorante, è un uomo colto. Come può essere ignorante un gesuita? Sapete, la formazione dei gesuiti è una cosa che dura metà della vita, eh? Quindi ha un pensiero originale, forse non sempre capito, anche in Europa. Io ho faticato a capire la Evangelii Gaudium, certe cose sono molto tipiche del contesto latinoamericano, però sono un pensiero. Si diceva prima che il suo ruolo a Aparecida, lui è stato molto importante, è stato l'ispiratore principale di Aparecida. Quindi non si può dire che non sia un teologo. È anche molto legato al pensiero di Paolo VI. Il suo documento preferito credo che sia l'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI del 76, che è citatissimo nell'Evangelii Gaudium. E poi viene da Buenos Aires. Lui ha detto: vengo dalla fine del mondo. Ha un po' esagerato, perché Buenos Aires non è, anche per noi europei, non è la fine del mondo, è una metropoli, è forse l'unica metropoli europea dell'America Latina. E c'è di tutto a Buenos Aires, forse qualcuno di voi ci sarà stato, ma a Buenos Aires ci sono tutte le confessioni e le religioni, confessioni cristiane e le religioni. Lui aveva rapporti ecumenici e interreligiosi con tante comunità diverse, con leader religiosi non cattolici. Ed è una grande metropoli, terra di immigrazione di tanti popoli europei, piena di ebrei, piena di anche di, ci sono anche parecchi arabi, musulmani. Non è un mondo, non è la fine del mondo, ecco. Quindi anche questo depone a favore della sua cultura, quantomeno della sua apertura culturale, ecco. In Vaticano lo criticano molto a vari livelli, avendo forse percepito che lui non ama la curia, però lui non disprezza in realtà la funzione di Roma e come la Chiesa Cattolica è strutturata. Anzi, lui ha un senso di Roma che forse non è il senso di una certa curia, però ha il senso di un centro del cattolicesimo. Un centro che però deve essere pastorale, non giuridico, non giurisdizionale, e questo l'ha fatto capire subito quando si è presentato come vescovo di Roma. Le prime parole che ha detto al balcone: pregate per me come vescovo di Roma. Troverete in questo libro poi spunti molto differenti. Voglio dire, per esempio, il saggio sulla Cina. È un saggio semplice, forse di una persona che non vuole sbilanciarsi troppo su questo argomento, che in realtà è molto scottante, però il saggio inquadra bene la questione. È molto scottante perché sulla Cina si sta giocando una partita politica internazionale. Continuamente il Washington Post, il New York Times attaccano la Cina sulla questione dei cattolici, e la linea del Vaticano è invece diversa.
è una linea che riprende un po' la Ostpolitik di Paolo VI e Cassaroli, e si vorrebbe un accordo con la Cina, ma ci sono tante difficoltà politiche e ci sono anche grandi potenze che si mettono in mezzo su questo. E perché l'ho citato? Perché ci sono delle questioni scottanti in questo pontificato che lui sta cercando di risolvere, non so se le risolverà. Quello della Cina, secondo me, è uno dei temi principali, non solo per le rimembranze dell'eterna controversia sulla Ostpolitik, ma perché obiettivamente in Cina i cattolici sono pochissimi, tra 5 e 10 milioni, può dipendere da come vengono calcolati, e sono bloccati su questo numero, mentre invece i protestanti, e soprattutto i cosiddetti neoprotestanti, ma l'autore qui, Bastian, direbbe che non bisogna chiamarli neoprotestanti, bensì pentecostali, evangelicali, in altro modo, sono ormai oltre i 100 milioni e si espandono a un ritmo vertiginoso. I cattolici stanno al palo, e allora ci vorrà il problema è anche che sono divisi fra patriottici e non patriottici, insomma, è un nodo da sciogliere. Il mio saggio, va bene, io tratto un po' della politica internazionale di Papa Francesco, sostenendo anche qui che, con tutto il rispetto per Papa Benedetto, in realtà le ambasciate presso la Santa Sede stavano chiudendo al tempo di Papa Benedetto, adesso, e le stesse hanno riaperto con Papa Francesco. Ci sarà un motivo per questo. E il motivo è che lui è più attrattivo per le questioni internazionali, perché lui effettivamente si interessa molto a tutto, riceve l'ultimo dei nunzi. Nel pontificato precedente i nunzi non andavano dal Papa, andavano dal segretario di Stato e tutto finiva lì. Lui si interessa a ogni questione, quindi è un uomo anche in questo poliedrico, poi farà i suoi errori, però è un uomo che si getta si sporca col mondo, ecco, questo lo fa. E quindi è diventato anche in questo senso una figura attrattiva per la diplomazia internazionale, che è interessata a quello che lui fa e dice. Avete presente, insomma, alcuni casi: Medio Oriente, Siria, no? Cuba. Ecco. Va bene, e ora non volevo dire queste poche cose sotto il segno del poliedro, che è Papa Francesco, che è la situazione internazionale, che è questo libro, che è anche la situazione del cristianesimo nel mondo, così, così diverso tra, secondo i paesi e i continenti. E quindi vi ringrazio anche gli altri relatori che hanno presentato il libro, e credo che, ecco, quantomeno per discutere vale la pena di leggerlo. Grazie a Roberto Morozzo. Io penso che abbiamo poco tempo, però ancora qualche minuto insieme se ci sono delle domande tra il pubblico. Penso che i temi che sono stati toccati sono molti e quindi sono molte le sollecitazioni che ci sono giunte. In effetti la figura di questo Papa poliedrico e del suo pontificato così, così ampio e su tanti temi magari può appunto sollecitare delle domande tra il pubblico. Quindi se c'è, abbiamo il microfono. Aver affrontato il problema della pedofilia in modo molto concreto, aveva già iniziato Benedetto XVI, però lui ha ancora affrontato tutti, gli ultimi tre li ha ricevuti proprio l'altro giorno in Vaticano, chiedendo loro perdono e scusa e ricusando tutti i vescovi, che hanno cercato sempre di affossare le malefatte oppure dimenticare quello che era stato fatto. Come non affrontato, nessun Papa mai affrontato in modo così vivo e concreto, lì proprio da sporcarsi le mani
e far fare una brutta figura e bella figura alla Chiesa, ecco, dipende dal punto di vista. E questo per me è un grandissimo per il Papa. Bene, vuol dire che è tutto molto chiaro, che tutti hanno... No, aspetta ancora. Aspetta ancora. Aspettiamo Maurizio, cioè, forse la gente vuole andare a casa a leggere il libro. Indubbiamente lo riconosciamo tutti come una persona di grande autorevolezza e di grande fascino. Dalla parola forse un po' sfuggita al professor Marozzo ha detto da solo. Allora mi chiedo, ma all'interno, cioè nella curia, dove è così complicato, è così difficile, è così arduo, può a poco, o lo sta facendo a poco alla volta, come dire, creare delle sinergie, operare insieme per non essere da solo, se lo è? Io da solo, ma ora, sulla curia si possono fare tante analisi. Ci sono persone che lui ha nominato, che sono persone di cui lui ha stima e fiducia, altre le ha lasciate ai vertici, non credo ne abbia molta stima e fiducia, ma lui non crede di poter fare una rivoluzione, credo. Penso che lui confida piuttosto nel fatto di dare un messaggio di carattere pastorale, chiede di essere cristiani in modo evangelico, radicale, e poi sarà quel che sarà. Mi sembra che il popolo cristiano lo capisce, non solo quello cattolico, perché è molto seguito anche nel mondo protestante, e anche gli ortodossi hanno un interesse per lui, forse anche per il fatto che lui ha sottolineato molto l'essere vescovo di Roma e non il fatto di essere il vicario di Cristo, come si diceva un tempo dei papi. E il fatto di essere da solo è anche un fatto che un po' lui vuole, perché lui è un gesuita e i gesuiti sono abituati a una grande autonomia personale e sono educati a questo. Lui non voleva avere un segretario, poi ha preso quelli che ha trovato lì, un maltese, ora non è più lui, ma non lui sostanzialmente è il segretario di se stesso. Tutti gli altri papi hanno avuto segretari tuttofare, importantissimi, da Suor Pascalina, che non era una segretaria, ma insomma lo era. I papi hanno avuto sempre una segreteria, segretariola si chiamava una volta per Pio X, Macchi per Paolo VI, Stanislao per Giovanni Paolo II, lo sapete insomma. Lui non ha il suo uomo, la persona non ha un capovilla come Papa Giovanni, lui fa da solo, prende il telefono e chiama, ha la sua agenda personale, non si fa guidare da nessuno, è proprio autonomo, indipendente come persona sola. Questo io credo che appartenga alla spiritualità dei gesuiti. Può essere un bene, può essere un male, non lo so. È un modo di essere che lui ha che altri non hanno normalmente. Ecco. Poi è solo perché, specialmente più si va in alto nelle gerarchie, più possono esserci persone che non gradiscono il suo modo di fare, perché poi lui è uno che non dà importanza alla carriera, non dà importanza agli scatti, non dà importanza alle nomine. Lui, il povero che incontra, per lui è più importante di un cardinale, quindi non è che c'è un modo di fare, come quando lui nel primo anno di pontificato era stato organizzato un solenne concerto lì a Santa Cecilia e lui ha disertato, era rimasta la sedia vuota al centro e tutta la curia stava lì, ma lui
Cioè, lui non tiene a queste, cose. Lui non, se lui, io ho sempre percepito che se lui vede che qualcuno nella Chiesa vuol far carriera, lui proprio non fa di tutto per non fargliela fare, insomma, ecco, è fatto così. È anche un discorso di spiritualità gesuitica questo, però, che i gesuiti hanno questa spiritualità, insomma. Cioè, la carriera è un demone, insomma, ecco, per loro. Quindi il suo essere solo è un po' un vantaggio, è un po' anche uno svantaggio, perché operativamente si può far di meno, però c'è più indipendenza, c'è più autonomia, ecco, non saprei di più. C'è un testo di Lacouture. Lacouture ha fatto due grossi volumi che si intitolano I Gesuiti. Erano ancora, tanti anni fa, quando ha fatto sto testo, erano 17.000 i gesuiti. E Lacouture chiede a Kolvenbach, che era il superiore generale dei gesuiti, chiede: ma c'è una linea generale dei gesuiti? No, dice, ce ne sono 17.000. Lei che vive a Roma e da quello che capisco sta abbastanza vicino al Papa, o almeno bazzica parecchio quelle sedi, un po' per lavoro, un po' per interesse, molto per passione, da quello che capisco. Ma pensa che il Papa abbia più un problema di rivoluzione, tra virgolette, all'interno della curia, o un problema di creare una rivoluzione all'interno del popolo, dei cristiani, dei cattolici e così via? Perché quel da solo che ha ripetuto più volte mi stona un po'. Io conosco una piccola parte del clero, ma ci sono tanti rivoluzionari nel clero. Non penso che ai vertici siano tutti legati ad un altro carro e si trovi da solo perché voglia essere da solo. Io penso che lui non creda molto all'interno della curia, perché si trova sicuramente un corpo difficile da lavorare e punti di più su un ricambio all'interno del popolo, dei cattolici, dei cristiani e non solo di quelli. All'inizio della sua domanda, intervento, le stavo per rispondere che lui punta più sul popolo di Dio che sulla curia. Poi lei ha parlato di ricambio. E allora io direi questo, mi permetto, ricambio, io non so quanto lui creda nel ricambio. Lui crede in quella che lui chiama conversione pastorale, che chiede anche ai membri della curia. Poi se viene, se corrisponde ai suoi desideri, non lo so, ecco. Crede più a questo, non credo che lui non confida in una politica di nomine, non si sente, lui pensa che tutti devono perennemente convertirsi cristianamente e lui deve chiamare alla conversione. Credo che questo sia il fondo del suo magistero, ecco. Però mi posso sbagliare, questa è una sensazione, insomma. Io poi non sono sempre in Vaticano e qualche volta mi chiamano così per qualche servizio, ma per qualche consulenza storica. Io insegno in un'università di Stato. E... Voglio andare a dormire. Bene, se ci sono altre domande, ma altrimenti ci fermiamo qua. Ringraziamo i nostri amici che ci hanno accompagnato all'inizio di questa scoperta di questo Papa poliedrico. E ci hanno anche invogliato soprattutto ad approfondire la conoscenza e, come appunto si diceva prima, a comprenderne le tante facce, confrontandoci
parlando di questo pontificato che poi ci coinvolge tutti come credenti e come non credenti, ma come insieme come uomini. Allora, no, grazie a tutti. No, raccomando di comprare il libro. Certo, certo, adesso arrivo in fondo. Questa era la salita per arrivare, quindi grazie a tutti e mi raccomando, appunto, come ci ricordava Don Maurilio, uscendo c'è il banchetto e compriamo il libro e leggiamolo e continuiamo a confrontarci su questo dono di poliedricità di questo Papa. Grazie a tutti e buonasera.